Buonasera amici di Caffè Bollente, penultima puntata della stagione 2017-2018. Torniamo a parlare di politica e soprattutto andiamo a focalizzare le nostre attenzioni su quello che è accaduto dentro nel segreto delle urne il 4 marzo scorso, soprattutto in una zona della nostra provincia che era famosa per avere una etichetta politica ben definita, perlomeno così era, dal dopoguerra, la Val di Chiana. La Val di Chiana, la sinistra perduta, è questo il tema della puntata di questa sera. Abbiamo ospiti tutti incentrati, tutti figli di questa terra importante della provincia di Arezzo che arriva fino nelle Lande senesi. Ve li presento subito. Alla mia destra, alla vostra sinistra, il consigliere regionale della Lega, anzi del gruppo consigliere della Lega Nord in Regione e anche del gruppo consigliere della Lega Nord in Comune ad Arezzo, Marco Casucci, cortonese doc, arriva da San Pietro Adame, abita a Terontola e quindi conosce bene la realtà di Cortona. Accanto a lui l'ex sindaco di Castiglion Fiorentino, esponente del Partito Democratico, Paolo Brandi. Lui fa parte della corrente di minoranza del partito e ne vogliamo sapere di più anche di tutto quello che è accaduto in questa estenuante direzione provinciale del PD, dove è stato analizzato il voto con questo processo di autoanalisi collettiva, lo potremmo definire anche così. Dalla parte opposta Roberto Bucci, da poco segretario dell'Unione Comunale del PD di Cortona, da poco è entrato e subito deve fare i conti con una realtà sicuramente non tanto brillante. E poi accanto a Bucci Andrea Vignini, ex sindaco di Cortona, questa sera nella veste però di portavoce di Liberi Uguali, perché parlando delle problematiche della sinistra non possiamo non parlare anche di Liberi Uguali, che sicuramente si aspettava un risultato ben più corposo rispetto all'esito che ha avuto nel segreto delle urne. E siamo in collegamento diretto con uno dei circoli più importanti del Partito Democratico in Val di Chiana, esattamente torniamo nel comune di Cortona, alle Chianacce, c'è Andrea Lorentini, con chi sei? Buonasera Luigi, un saluto a te e agli ospiti in studio, un ben ritrovato anche da parte mia al pubblico di Caffè Bollente. Come hai ricordato tu, ci troviamo ospiti del circolo PD Le Chianacce, siamo dunque nel comune di Cortona e siamo in compagnia ovviamente di alcuni iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico. Vado però subito a salutare Vanessa Bigliazzi, che è segretario di circolo qua a Le Chianacce. Buonasera, ovviamente con lei e con gli ospiti presenti qua a Le Chianacce faremo le nostre analisi e valutazioni. Soprattutto sarà l'occasione anche per sentire quello che è l'umore della base del Partito Democratico a praticamente poco più di 2 settimane da un risultato molto deludente, e ovviamente anche questa zona non ha fatto eccezione per quanto riguarda la debacle del centro-sinistra in Val di Chiana, la forte avanzata del centro-destra trainata ovviamente dalla Lega Nord. Io Luigi, se vuoi, approfitto subito di Vanessa Bigliazzi, visto che ha anche degli appunti e dei numeri. Il titolo della nostra trasmissione è Val di Chiana alla sinistra perduta. Anche qua non avete fatto eccezioni da questo punto di vista. No, sinceramente no, e credo che questo ci debba far riflettere sia su per quanto riguarda i risultati della politica che abbiamo ottenuto a livello nazionale, ma anche per quelli che potranno essere i possibili risvolti qui in ambito locale. Ecco, tra l'altro poi lo vedremo anche nel corso della trasmissione, nella Val di Chiana senese c'è stato comunque un trend differente, no? Come lo spiegate? Ecco, io sinceramente per quanto riguarda, non starei tanto ad analizzare quelle che sono le differenze, ma comunque il risultato in qualche misura globale che nonostante delle differenze o comunque delle lievi differenze ci deve portare ad una riflessione. Dal mio punto di vista bisogna innanzitutto cominciare con il dire che forse qualcosa abbiamo sbagliato, che probabilmente potevamo intercettare meglio e di più quelle che sono effettivamente le esigenze del nostro elettorato, perché credo che in qualche misura abbiamo perso quello che è il rapporto di diretto con le persone. Bisogna ritornare a fare le riforme non soltanto per le persone, ma con le persone. Iniziare a riascoltare i nostri iscritti, a riascoltare la base. Credo che a livello anche provinciale forse
si deve cambiare quello che è l'orientamento che sta prendendo questo partito. Credo che per quanto riguarda la nostra area, il problema sia sostanzialmente che ultimamente ci siamo concentrati un po' troppo su una serie di questioni che hanno riguardato le correnti e un po' meno su quelle che sono le esigenze effettivamente degli elettori e di chi dobbiamo aiutare. E allora, sono già tanti gli argomenti messi ovviamente sul piatto da Vanessa Bigliazzi. Luigi, io per il momento ti restituisco la linea, poi ci risentiamo per ulteriori contributi qua dalle Chianacce. Bene, intanto però non perdiamo d'occhio quello che sta succedendo anche a livello nazionale. Domani si insediano ufficialmente le due Camere, non c'è ancora l'accordo per trovare il nome di chi saranno i successori, tra l'altro di Laura Boldrini alla Camera e di Pietro Grasso al Senato. Questa sera c'è stata la rottura, tutti i partiti vanno a ruota libera e si sa come vanno certe cose e chissà se la notte porterà consiglio. Intanto andiamoci a vedere questa breve scheda riassuntiva che introduce la trasmissione che ha curato per noi Luca Tosi. Il voto del 4 marzo ha visto in Valdichiana un vincitore, la Lega, e un grande sconfitto, il Partito Democratico. L'effetto Salvini è stato devastante per le fortune del PD, che godeva soprattutto in Valdichiana di un legame forte ereditato dall'antica tradizione di sinistra, che ha sempre visto nella Prima Repubblica il PC maggioritario con percentuali bulgare. Le successive trasformazioni e la nascita 10 anni fa del PD, dopo la fusione con la Margherita, non modificarono il quadro alle urne. E invece il voto del 4 marzo ha cambiato molte cose, visto che sono ben 10 i punti di distacco che nella Valdichiana aretina il centrodestra ha inflitto al PD e ai suoi alleati. Un risultato clamoroso se valutiamo anche un altro aspetto. Nel resto del paese i 5 Stelle sono sensibilmente cresciuti fino a diventare il primo partito nel paese. Non è accaduto tutto questo tra Castiglion Fiorentino e Lucignano, passando per Civitella, Monte San Savino, Marciano e Cortona. È come se gli elettori del centro-sinistra della zona si fossero idealmente telefonati. In casa PD è il momento della riflessione, che diventa anche di carattere sociologico, visto che appena si entra nella provincia di Siena il quadro torna ad essere più in linea con la tradizione. Dieci punti di distacco, un risultato clamoroso. Andrea, tu ti chiedo un giudizio storico, visto che sei anche un appassionato. Come potresti inquadrare con un sostantivo quello che è successo il 4 marzo alla sinistra in Valdichiana? No, è stata indubbiamente una debacle. Non c'è nulla da dire, non c'è nulla da aggiungere rispetto a questo. È stata una debacle non solo per il Partito Democratico, lo voglio chiarire subito, ma per l'intero, chiamiamolo così, comparto di sinistra. Infatti questo titolo è la sinistra perduta di questa trasmissione. Assolutamente. O smarrita, non lo so. E bisognerebbe anche cercarne di capire le motivazioni, perché se è vero che siamo all'interno di un trend nazionale comunque negativo, da noi, nelle nostre aree, ci deve essere qualcosa di più e qualcosa di diverso, perché oggettivamente perdere migliaia di voti, come è avvenuto questa volta, in realtà secondo me fra l'altro i punti sono 11, si vede che io non so fare bene i conti, secondo me la differenza è 11 punti. 11 punti di differenza sono una cosa epocale. Se consideriamo che quei voti, cioè quelli del più grande partito della sinistra o del centrosinistra, il PD, non sono transitati appunto verso l'altra sinistra, cioè quella che io rappresento, che ancora una volta invece fa parte degli sconfitti, ma sono chiaramente andati verso la Lega, perché il dato è abbastanza evidente, è facilissimo da computare. Da noi il Movimento 5 Stelle, che pure mette a segno un buon risultato, resta sostanzialmente immutato rispetto al 2013. Chi si avvantaggia di questa debacle è la Lega Nord. Bucci. La Lega. Ecco, dopo questo ce lo spiegherà Casucci, questa sottile definizione. E Bucci, è chiaro che è stato un risultato scioccante per voi, ma soprattutto perché è stato sorprendente, questo proprio tutto potevate prevedere, ma non un riscontro numerico di queste proporzioni, perché o 10-11 punti, ecco, qui non voglio fare la sottigliezza, sono veramente un macigno. Ma questo sicuramente, noi ci aspettavamo comunque un risultato sicuramente negativo, sapevamo che la Lega Nord stava avendo un forte consenso nel nostro territorio e anche nell'incontro che avevamo fatto alle Chianacce, tanto per citare un circolo, diciamo, questo era venuto fuori. Sinceramente ci aspettavamo un risultato intorno al 15%, non che arrivasse sopra il 20% anche in un comune come quello di Cortona.
È chiaro che non cerchiamo scusanti, le motivazioni sono tante, i 3 giorni che abbiamo dedicato alla direzione provinciale hanno chiarito tanti punti, credo che dovremo con grande umiltà tornare dai nostri elettori chiedendo prima di tutto scusa, poi ci dovrà essere un periodo molto lungo in cui dovremo capire effettivamente quali sono state le cause di questa, come diceva Andrea, questa debacle, e cercare di porre un rimedio prima possibile. Credo che non sarà tutto così semplice, credo che avremo bisogno di un lungo lavoro, di una grande riflessione, ma questo risultato, questa scelta degli elettori ci impone adesso veramente di fare un grosso sacrificio nel tentativo, tramite una serie di incontri, tramite un congresso che ci porti ad avere finalmente quel partito che abbiamo visto nascere 10 anni fa, ma che ahimè non abbiamo mai visto crescere come veramente avevamo voluto. Bene, questo aspetto lo vorrei toccare però successivamente. Io vorrei invece chiedere a Paolo Brandi se c'è stata però una sottovalutazione del problema o non vi siete accorti che qualcosa c'era uno smottamento in atto e nessuno ha fatto niente per poterlo arginare. No, perché proprio limitatamente alla Val di Chiana. Limitatamente alla Val di Chiana, ora la Val di Chiana non è che è, come dire, separata dal resto, Paolo, del paese. Voglio, no, è i vero dati... questo, però rispetto al resto del paese, là in certe zone il Movimento 5 Stelle vi ha espropriato dei consensi, qua invece è stata la Lega a fare quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto in altre zone. Diventa difficile secondo me dare una valutazione esatta dei flussi. Sicuramente una quota importante di elettorato del Partito Democratico è transitato nella Lega, questo è indubbio. Si tratterebbe di capire, questo è un elemento difficile in questo momento da valutare, se per esempio una parte di elettorato del 5 Stelle è a sua volta transitato nella Lega e il PD invece in quel caso ha ceduto voti ai 5 Stelle. Io ho il caso di Castiglion Fiorentino, dove per esempio la Lega ha fatto un enorme balzo avanti, il PD è arretrato in maniera sensibile, meno di altri comuni, ma in ogni caso è arretrato in maniera sensibile, e il 5 Stelle ha perso punti rispetto alle scorse elezioni. Il dato che io sono andato a vedere, che può essere interessante, nessuno l'ha valutato fino in fondo, è la differenza dei voti tra Senato e Camera, cioè l'orientamento generale del voto giovanile. Se si guarda i comuni della Val di Chiana si vede che nella stragrande maggioranza, escluso Cortona che è un caso a parte, il voto giovanile è transitato in stragrande maggioranza nei 5 Stelle, non nella Lega. Almeno questo dicono i dati. Mentre a Cortona ci si accorge che la Lega raggiunge lo stesso livello del 5 Stelle, il che sta a significare che ha avuto un'incidenza più forte, parlo come voto giovanile, parlo come differenza tra Camera e Senato. Tra Camera e Senato, non faccio percentuali, faccio in termini di voti assoluti. Quindi questo sta a significare che Cortona all'interno della Val di Chiana in qualche modo è un caso ulteriormente anomalo. E lo è sempre stato, perché rappresenta sempre un viso alla parte. Io credo che da parte nostra non è che c'è stata una sottovalutazione. Io per esempio, in uno dei tanti giochi di società che si fanno prima delle elezioni, avevo indicato l'aumento della Lega in maniera consistente. Mi aspettavo della verità che reggesse di più Forza Italia nel quadro generale del centrodestra, però che la Lega fosse in crescita è evidente, perché i motivi io credo sono essenzialmente di natura politica, tanto è inutile stare a nascondersi dietro un dito. Evidentemente la Lega in questo momento ha intercettato un malessere generale che parte da diverse motivazioni, da diversi argomenti che erano in campo per quanto riguarda le elezioni politiche, l'ha interpretato sicuramente meglio di altri partiti. E allora Casucci, voi ringraziate per tutto quello che è accaduto, però adesso dovete investire questo patrimonio politico che le urne vi hanno consegnato. Certamente, innanzitutto mi va di fare i saluti ai militanti di quello che non è il mio partito, ma comunque sono militanti di una sezione, e so quanto può essere importante il militante per un partito, essere accanto al militante e vivere per il militante, fare attività politica per il militante. Se qualcosa dal mio punto di vista è mancata a quella che è tradizionalmente il centro-sinistra, anche se io tengo sempre a ribadire il concetto che le categorie concettuali di destra e di sinistra sono di fatto concluse, lo dimostrano certi esperimenti a sinistra che non riescono a sfondare, questa è una dimostrazione anche nella nostra terra,
quello che è mancato è proprio lo stare tra la gente. Noi abbiamo continuato a fare i gazebo, noi abbiamo fatto gazebo continuamente nei territori della Val di Chiana, da Castiglione Fiorentino a Fogliano, a Camuscia, siamo stati ovunque e c'è stato anche il politico delle istituzioni nelle piazze tra la gente. Mi va di fare una seria riflessione. Fino a pochi anni fa in Val di Chiana non c'erano che rappresentanti istituzionali del centro-sinistra. Oggi non è più così. Oggi di fatto c'è un consigliere regionale che è il sottoscritto che porta avanti la sua azione, c'è un sindaco che è di centrodestra a Castiglione Fiorentino. Evidentemente c'è un parlamentare 5 Stelle. E c'è un parlamentare dei 5 Stelle. Evidentemente questo ha cambiato tra i cittadini la proiezione verso la politica, vedono anche altre figure. Oggi in Val di Chiana si vedono anche altre figure, anche la Chiara Gagnarli, che io posso dire, lo dirò subito, che dal mio punto di vista i 5 Stelle non crescono perché non sono ancora riusciti a radicarsi nei territori come abbiamo fatto con tanta fatica noi, anche se io ho stima verso la figura di Chiara. Scusi Casucci, lei pensa che allora a questo punto il voto del 5 Stelle in Zena sia più un voto di opinione? C'è stato il voto delle politiche è stato un voto di opinione che infatti è andato a premiare dei personaggi che hanno fatto un po' hanno avuto il successo politico negli ultimi anni. L'esempio più evidente è il nostro segretario federale. Il voto sulla Lega è stato un voto su Matteo Salvini, bisogna dirlo con forza questo. Però mi va anche di fare un'analisi in tutta la nostra provincia, anche in Val di Chiana, per quanto riguarda l'azione dove abbiamo operato di più, abbiamo visto crescere i dati. Io sono stato pochi giorni fa in Valdarno per capirsi, noi a Badiagnana abbiamo preso il 17%, mentre la media è il 12-13%. Potrei dire che ad esempio noi abbiamo fatto delle azioni importanti in Val di Chiana. Lo sai che non mi sorprende il voto di Badiagnano ora che me lo dice? Considerando quello che è accaduto. Vedere i voti che prendiamo a Terontola, vedere i voti che prendiamo alla Pietraia, vedere i voti dove abbiamo fatto crescere una classe importante, anche di militanti, la Lega si è strutturata nel territorio. Noi siamo forse l'unico partito che ha in tutte le vallate responsabili molto giovani, e questo è estremamente importante. Certo, abbiamo investito anche proprio Salvini alla Pietraia. Diciamo che Salvini può anche venire alla Pietraia, abbiamo tante persone che ci vogliono bene alla Pietraia. Che percentuale avete preso? 34%. Diciamo, per me è un dato estremamente importante, come se mi posso permettere di citare di nuovo la mia piccola frazione di origine, che è San Pietradame, il 33% a San Pietradame, per me, che sono partito che eravamo 5 elettori, ci conoscevamo tutti, è un'azione nel territorio che si è svolta. Io un'altra osservazione che mi va di fare, e che stavo riprendendo prima, che vedo poca, dal mio punto di vista, poca sinistra nel centro-sinistra, lo dirò sempre, perché le crisi aziendali in regione le porta il gruppo nostro consigliare, e non vedo gli altri muoversi sotto questo riguardo, dalla Del Tongo alla Gurà, ora oggi abbiamo portato la mozione Telecom, cioè le crisi aziendali non vengono portate avanti dal Partito Democratico. In zona ci sono delle crisi aziendali molto importanti, molto preoccupanti. L'avvertenza della Cantarelli non si sblocca. Oggi tutti i lavoratori della ex Del Tongo hanno deciso di chiedere la messa in mobilità proprio perché non avevano alcun paracadute sociale. Sono situazioni pesanti che in definitiva si riflettono. Abbiamo poco meno di un minuto per andare al primo spazio pubblicitario. C'è un aspetto che sottolineava Casucci, forse la Lega ha un po' il vecchio spirito che aveva i vecchi partiti della Prima Repubblica, il PC da una parte e anche la vecchia DC, c'erano i militanti che avevano un rapporto differente proprio nell'impegno politico, cosa che un po' si è perduta oggi. Sei d'accordo Andrea su questo aspetto? Non si può non essere d'accordo, perché si vede con tutta evidenza che c'è una classe politica ormai baronale dentro il PD e devo dire dall'altra parte anche dentro Forza Italia, che non ha più la capacità di interloquire direttamente con le persone. Nel nostro piccolo noi abbiamo fatto alcuni giri nelle fabbriche e la prima cosa che ci veniva detto, percependoci noi liberi uguali come una costola del PD, ci vorrei tornare in seguito, ci dicevano finalmente vi si vede,
evidentemente questo finalmente vi si vede era più rivolto al Partito Democratico che a noi, perché noi eravamo arrivati in quel momento. E purtroppo non è, il non essere stati di sinistra in questi anni, l'aver detto, come dice Casucci, a mio parere in questo senso erroneamente, ma insomma ne riparleremo, che sinistra e destra non esistono più, che sono categorie ormai sorpassate, è andata a finire che anche gli elettori ci hanno creduto e hanno potuto fare tranquillamente, agevolmente, un salto che prima sarebbe risultato impossibile. Bene, allora sei stato più preciso di un orologio svizzero, noi ci fermiamo per il primo spazio pubblicitario, poi torneremo subito alle chianacce, restate con noi.